una chiesa che abbraccia, accoglie, conforta e cerca nel migrante il volto di Gesù. È la chiesa che il Papa disegna nel messaggio per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato, in programma il 18 gennaio 2015. Una chiesa senza frontiere, come recita il titolo del messaggio, madre di tutti. Nel testo, presentato in sala stampa vaticana, Francesco esorta a rispondere alla globalizzazione del fenomeno migratorio con la globalizzazione della carità e invita le istituzioni a collaborare e a tutelare la dignità delle persone. Denunciando il vergognoso traffico di esseri umani, il Papa mette in luce le diffidenze e le ostilità nei confronti degli stranieri anche nelle stesse comunità ecclesiali. Il cardinale Antonio Maria Vegliò, presidente del Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti. Non è che dobbiamo purtroppo riconoscerlo, che la gente ami molto queste persone. C'è una tendenza a vedere l'immigrato con sospetto e un pochino con paura. E qui spesso nasce l'equazione migrante uguale criminale, cosa che assolutamente è falso e non possiamo accettare una cosa simile. Nel suo intervento, Monsignor Josef Calati Parambil, segretario del Dicastero Vaticano, ha messo in luce la situazione dei rifugiati e richiedenti asilo che spesso scappano da scenari di guerra. Si tratta di donne e uomini in difficoltà, il 50% dei rifugiati del mondo poi sono bambini o minorenni non accompagnati. Solo nel 2013 erano 232 milioni i migranti internazionali. La sfida oggi è quella di non abituarci ai drammi umani vissuti dalle persone forzatamente dislocate e a non far prevalere l'indifferenza, la debolezza della nostra natura umana a causa della quale spesso sentiamo la tentazione di essere cristiani mantenendo una prudente distanza dalle piaghe del Signore. Ogni passo che facciamo gli uni verso gli altri ci insegna a scoprire il senso della parola solidarietà, ad impegnarci per il bene comune e a diventare segno e strumento dell'unità di tutto il genere umano.